Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live di Chiacchiere in Compagnia, come l'ha battezzata il nostro Fabrizio. Ciao Simone, ciao Federico. Siamo un pochettino in ritardo per qualche problemino tecnico di audio che Simone non trovava le orecchie dove mettere gli auricolari. Ma devo mettere il naso, gli auricolari non funzionano. Sugli occhi, ma non funziona. È sempre colpa del presidente, è sempre colpa sua. Bene, andiamo con la sigla e ci vediamo tra qualche secondo. Allora, eccoci qua, un attimo che metto su tutti quanti i nostri banner e quant'altro. Intanto salutiamo che già si sono collegati da Chiara e Alberto, che ci seguono sempre. Ciao ragazzi. Ciao carissimi. Ciao. Allora, di cosa parliamo oggi? L'avevamo anticipato un pochettino sul post che è stato fatto verso ora di pranzo. Oggi parleremo della street, quindi vedremo delle foto di street che abbiamo realizzato, le discuteremo un pochettino, ma vedremo un pochettino i punti di vista, i diversi punti di vista che abbiamo di uno stesso tema. Ok? Giusto, sì, Federico, giusto Simone? Nel senso, oggi magari facciamo vedere un po' di tipologie, anche di possibilità di street, oltre quella tipica della persona che passa, della persona che si sistema, si mette in posa oppure si cerca di inquadrare in un certo punto. Esattamente. Un ciao a Giacomo, ciao bimbi. Giacomo, facciamo 120 anni in tre, io te lo dico. Quindi, anzi, forse li superiamo pure. Ma per colpa vostra, eh. Io sto abbondantemente sotto la media. Federico, sì, come no. Se c'hai più di 30 anni, quanti ce n'hai, Federico? Ah, fatti 40? No. Ancora non ci sei arrivato? Ci vuoi arrivare? Allora, mamma mia, poi il tempo di Covid, queste cose non si dicono. Queste cose non si dicono, no. Ragazzi, prendiamo la scherzo. Comunque, avete visto, stavamo vedendo poc'anzi, mentre Simone si crogiolava con gli auricolari, vedevamo un pochettino com'è la situazione. Sta migliorando, no? Anche se ancora. Ma allora, ho letto 177 casi, purtroppo, sempre più in Lombardia. Non ho visto il dettaglio. A Roma siamo sempre sulla media dei 10 al giorno, anzi nel Lazio. Siamo sulla media dei 10 al giorno, però insomma sta calando, sembra, di intensità. Dai tempo 2 settimane dalla manifestazione del 2 giugno. Esatto. Aspettiamo bella idea, complimenti. Bravo. Allora, io direi di partire con l'attenzione che ci chiede Fabrizio, che parliamo di un argomento a lui caro. Allora, la street è quel, l'abbiamo detto, no, in altre occasioni, è quel genere fotografico che solitamente chi prende una reflex in mano parte e va a fare street. Ok, c'è questo mito della facilità della street. Scendo in strada e fotografo. Scendo in strada e faccio le foto alla qualsiasi. Esattamente, faccio le foto alla qualsiasi. Ora, è un qualcosa che non andrebbe fatto perché non è farina del nostro sacco, ma ve la mostro. Cioè, volevo un attimo leggerci, ok? La definizione di street, dalla quale poi partiremo e andremo a vedere un pochettino le foto e le opinioni. Allora, la street è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni. Ok, quindi uno spaccato della società, un gesto che sta facendo qualcuno, attività lavorative e quant'altro. Tuttavia, la street photography non necessita la presenza di una strada o dell'ambiente urbano. Il termine strada si riferisce infatti ad un luogo generico ove sia visibile l'attività umana, un luogo da osservare per catturarne le interazioni sociali. Di conseguenza il soggetto può anche essere del tutto privo di persona o addirittura un ambiente dove un oggetto assume delle caratteristiche umane. Volevo soltanto partire da questo senza stare ovviamente... Comunque ti devo fare i complimenti perché parli veramente bene in italiano. Quanti anni è che stai qui?
so quasi so 43 anni e qualche giorno. Va bene comunque, devo ma dire. Perché lo leggo, Federino, non è che è scritto. Perché quando parli bene. Allora, non leggi bene, cioè senza il ditino sotto, immaginavo tipo l'elementare, visto, l'inquadratura, no. Invece no. Segui esatto, a capo e poi ti sposti. Invece no, no, invece lo leggi bene. Allora, per chi è interessato, andate a leggervi per bene la definizione, perché su internet se ne trova la qualunque, così come andate a vedere quali sono i fotografi di spicco che hanno un po' dettato legge sulla street photography, partendo da Henri Cartier-Bresson, Federico Bonifazi e tutti gli altri. Quindi io vi consiglio, a parte gli scherzi, perdonate. No. Altri generi, questo forse ancora no. Questo ancora no. Simo, togliamo un attimo lo schermo. Un pensiero veloce tuo sulla street, come la interpreti? Perché abbiamo dei pareri un po' discordanti, vero? Ne stavamo parlando proprio oggi al telefono. Sì, nel senso che faccio foto di street, mi capita, perché ovviamente una situazione interessante, spontanea, comunque se sei un fotografo comunque ti viene sempre l'istinto di fotografarla. Detto questo, non è affatto uno dei miei generi preferiti. Per vari motivi, non perché ovviamente c'è, sia un brutto genere, ci mancherebbe, ribadisco, ho portato anche io oggi di foto di street che ho fatto io, però sinceramente lo trovo meno interessante, diciamo. Poi magari andiamo a approfondire il perché. Fondamentalmente, innanzitutto, io preferisco di più la fotografia che ha dietro un minimo di preparazione, tra virgolette, o comunque di programmazione, cosa che magari si può fare durante un viaggio, quando si fanno dei viaggi fotografici, quindi si pensa a un percorso, a cosa fotografare, oppure anche solo fare dei panorami, per esempio, è una cosa che va programmata, perché non solo si deve scegliere il punto, ma magari anche il momento del giorno, eccetera. La street c'è una componente che io non trovo molto affascinante, che è la componente C. Cioè, ti devi di culo per trovare la situazione che veramente merita. Cioè, la situazione che merita può essere fatta sotto casa mia, come anche a Tokyo, è indifferente, certo. Può succedere ovunque, però se non c'è il fattore C, difficile che esce. Allora ti faccio questa affermazione, Simone. Accetto ovviamente, come giusto che sia, la tua opinione, però è... Allora, il fattore fortuna c'è su tante situazioni, non soltanto ovviamente sulla street. Però, ad esempio, se ho intenzione di fotografare all'interno di una maratona, no? Ok, un gesto di fatica di uno dei runner che sta partecipando, lo posso cercare di costruire, no? Quindi magari mi vado a mettere verso la fine, trovo un punto in salita, trovo un punto dove c'è della difficoltà e posso andare a cercare un tipo di scatto che potrebbe poi non avvenire, è ovvio, ma questo è uno dei tanti esempi. Quindi sono d'accordo con te sul fatto fortuna, ma c'è su tanti aspetti la parte fortuna. Paradossalmente c'è anche per quanto mi riguarda nella paesaggistica, no? Nella paesaggistica, se becchi brutto tempo, non viene magari bene, ci mancherebbe. Detto questo, secondo me, in questo genere qua, c'è una, diciamo che la percentuale, semmai si può considerare una percentuale, del fattore C è più alta. O comunque, secondo me, se vuoi fare la foto che spacca, ti serve comunque quello. Per carità, se non hai occhio per vedere una cosa interessante, se non hai tempismo, se non hai tecnica, anche col fattore C non vai da nessuna parte. Ok? Quindi, cioè, ti può passare, che ne so, Angelina Jolie davanti, ma se non sai come, se ci metti tre quarti d'ora a fare la foto, è persa, ci mancherebbe. Persa ad esempio alla foto che ha fatto Federico a Fushimina in Giappone, in cui ha preso, avendo trovato quel prete, scusami, quel monaco che camminava, ovviamente lui è stato bravo, nel senso che ha impostato subito la macchinetta, si è messo subito in posizione, ha visto subito la foto prima degli altri, però c'è stata una piccola componente C, in cui c'era pure questo monaco, perché quante volte capita che non c'è forte componente C, perché lì sicuramente, quindi c'è anche tanta abilità del fotografo. Detto questo, non a me non piace tantissimo, o comunque attenzione, non è che non piace, non diverte tantissimo fare delle uscite, tra virgolette, o comunque ricercare delle foto di street, a meno che non mi capitano proprio perché le vedo.
per questo motivo qua, perché a me diverte più programmarmi la foto, cercare di riuscire a fare quello che avevo in mente io, piuttosto che qualcosa che si presenta in maniera anche inaspettata. Quindi Bene, preferisco bene. vedere una foto e dico ok, sono riuscito a realizzarla e mi dà più soddisfazione. Però appunto ti dice, Ok. questo attenzione, detto il fatto che sacrificherei il mio braccio sinistro per fare le foto che ha fatto Cartier-Bresson, quindi non è un problema quello, Allora, quello che stiamo dicendo ovviamente è opinabile. Tutto giusto e tutto sbagliato. Io invito Chiara, Alberto, Anna e Giacomo, che probabilmente sono ancora collegati. Scriveteci la vostra, fateci sapere anche il vostro pensiero relativo alla street. Fede, tu che dici sulla street? Poi passiamo a vedere le foto, ne discutiamo un pochettino. No, come abbiamo presupposto è il genere innanzitutto dove le persone si approcciano per primo, quindi street e paesaggio sono quelli che chi acquista una Reflex sono le prime cose che tenta. Poi prova un po' i ritratti, poi a seconda un po' dei gusti, magari si avvicina ad altri tipi di genere. Sono quelli un po' più facilmente realizzabili, diciamo, ma non nell'ottica di non ti occorre grosso equipaggiamento, non ti occorre grosso impegno fisico o Vero. andare troppo in giro per poterla fare, perché praticamente in qualsiasi posto posso fare foto di street. Assolutamente. Però è un genere difficilissimo da padroneggiare e in cui è difficile proporre qualcosa, difficilissimo, anzi quasi impossibile, proporre qualcosa di significativamente nuovo e che crei, insomma, Esatto. stupore, ecco. Esatto, le foto di street spesso anzi, solitamente si dividono nella foto singola che ti genera di fatto una qualche emozione, perlomeno in te che la stai scattando, ancora più difficile riuscire poi a trasmetterla a chi guarda, ma questo è un altro concetto, ne parleremo un altro giorno. Oppure ci sono dei progetti di street, dei reportage di street che sono molto interessanti altrettanto difficili. Allora, andiamo a vedere le foto. E abbiamo buttato giù il calendario di settembre perché a giugno continuiamo a riposarci visto il periodo difficile e cominciamo a settembre con un po' tutti i generi. Ok, faremo ritratto, Più che altro, faremo. scusami, però non è soltanto per riposarci, c'è anche un discorso di coscienza, il È fatto di anche un po' giusto, diverso, ecco, è no, giusto. scusa, però perché è No, hai ragione. facile, sarebbe bello, anche a noi andrebbe di riabbracciare tutti, di rivedere tutti quanti per fare i workshop, perché tanti ce lo state chiedendo, ne dobbiamo Vero. recuperare tantissimi perché purtroppo questi 3 mesi forzati hanno interrotto tanti, tanti, tanti eventi che avevamo, però non ce la sentiamo perché comunque per coscienza, Esatto. per senso di responsabilità, preferiamo aspettare e quindi poterci dedicare tutti insieme a Esatto. settembre. Ne abbiamo parlato tanto tra di noi, probabilmente riusciremo comunque a mantenere le distanze, ma come dice Federico, proprio per rispetto verso di voi, per sicurezza, per coscienza, preferiamo aspettare settembre, no? Diventa più bella l'attesa, no? Quindi com'era il piacere dell'attesa, esso stesso il piacere. Allora, dopo Dalle, sta cosa, poi ve la scrivo. però va bene, non sui baci perugina, andà a letto. No, Era Fedez, che cos'era? Era una pubblicità. Allora, Poi andiamo. titolo di studio è certificato di battesimo di Luciano, cioè, mamma mia. Allora, Fede, questa è tua, suppongo. Questa è mia ed è una foto scattata, vabbè, a Gion. E nella via principale di Gion per vari progetti sul panning, che è questa tecnica, insomma, in cui si muove come un deficiente la persona per seguire il soggetto e rendere quindi questo effetto in cui il nostro soggetto è più o meno nitido, più o meno congelato, invece lo sfondo mosso per, diciamo, accentuare la sensazione di movimento. È un Esatto. progetto che era partito, eccolo, è un Ciao progetto Adriano. che
insistito su determinate cose e poi adesso ultimamente l'ho dirottato invece su, vediamo se la prossima o quelle successive, va bene, questo è sempre un altro panning realizzato a Tokyo, se il Rick Show, sarebbero okay. Questi che si sempre Tokyo, un go-kart, perché adesso a Tokyo va tantissimo questi go-kart. Ma possono andare su strada? Sì, sì, devi, averci, devi presentarti la patente, quella internazionale, che comunque guidi su strada, e ti travestono da Mario Kart e ti metti sulle... I giapponesi sono felicissimi di questa cosa, Vabbè. I giapponesi che sono amanti dell'ordine, vedere gli stranieri... Sono un bellissimo... I soliti sono veramente estasiati. Sono un bellissimo popolo, c'è niente da fare. Vabbè, sempre un altro running. Questo è un po' per far vedere, diciamo, dove la centralità non è tanto il soggetto, è l'azione, il movimento, quindi delle tipologie di street un po' alternative rispetto a... Esattamente. Grazie Alberto. Che dice genere molto difficile, sbagliare le geometrie è un attimo, gli elementi di disturbo sono tantissimi e il fattore C conta parecchio, quindi va un po' verso, no, quello che diceva Simone. Fede, panning, sì. Diciamo al volo due impostazioni da mettere sulla reflex per realizzare il panning, diciamo, a livello di tempi fondamentalmente. Non c'è, diciamo, una tripletta univoca, però sicuramente conta tantissimo l'otturatore rallentato, quindi usare un tempo di scatto piuttosto lento, quindi dei tempi dell'otturatore, diciamo, nell'ordine da un ottavo di secondo a anche un po' più lento. Se si è bravi si riesce a fare bellissimi panning anche con tempi vicino a un secondo, due secondi. Poi comincia a diventare complicato, diciamo, riuscire a congelare il soggetto. Cioè non fa... Ci sono gli sboroni, dicono no, 10 secondi di pan. Sì, no. Bucciardi. Io sono riuscito con un decimo, un ventesimo. Bucciardi, esatto. Decimo, ventesimo secondo ci sono riuscito ho fatto delle prove, ma insomma non sono andate molte. Anche perché va bene muovere lo sfondo, però non deve essere neanche una cosa che ti fa venire epilessia, insomma. Esatto. Un minimo deve essere esattamente. E questo è un po' un progetto che sto facendo da 4-5 anni, praticamente tutta una cosa sui taxi giapponesi, quanto sfrecciano proprio quando, anche spesso tu li chiami, loro accelerano proprio perché non ti vogliono tirare su. Il tassista giapponese è una delle poche cose non gentili e carine del Giappone. E poi sono belli, perché devo dire la verità, hanno questo look retro, sono dei Toyota Corolla degli anni 90, anche che comunque la produzione continua, cioè le macchine sono nuove, sono immacolate, poi se salite dentro i taxi giapponesi potete mangiare veramente anche sui sedili, il tassista vi spara, però poi lo potete fare. Poi sono belli perché hanno i centrini, quindi invece di avere visto come abbiamo noi la cosa per non... quando è callo, che per non fatta appiccicare, come si chiama, la stuola, quella... Sì, in paglia. Bambù. Invece hanno questi specie di centrini di mia nonna, che però sembrano soccheri, poi stanno coi guanti. Guarda Fede, giugno 2009, viaggio di nozze, atterriamo a Newark, quindi usciamo, sarà stata, non so, l'una del pomeriggio. Io sono salito su quel taxi, credetemi, stavo con i pugni poggiati vicino al sedere e cercavo di tirarmi su perché avevo i pantaloni corti, perché c'era una tipo una moquette che io non so quanti si sono seduti là sopra in qualsiasi tipo di condizioni, a questo non gliene fregava niente di pulire la macchina. C'avevo un'ansia di prendermi qualcosa, ho detto prima arriviamo è meglio. No, lì invece in realtà sono veramente immacolati. Questa invece è Singapore, sempre insomma, panning. Diciamo che spesso, se anche si riesce a trovare un po' lo sfondo giusto, il panning è anche un po' quello, cioè riuscire a trovare uno sfondo efficace che possa fare la cornice al soggetto. Qui c'era questo edificio dove a fascia era colorato con questi colori arcobaleno, quindi veniva, accentuava e veniva abbastanza carino. Molto interessante. Questo è New York,
E lì sì, la gente attraversava, ma i tassisti anche a New York, diciamo, sono molto poco civili, nel senso, lui passava, lui doveva passare, passava. E questa è Times Square. Non gliene frega veramente nulla. Sì. Questo invece è un altro tipo di, sempre... questo invece è un altro tipo di tecnica, ricorda un po' il panning, non è effettivamente... Scusa? No, no, tranquillo. Ma non mi ha fatto perdere il filo con quello. No, è sempre un altro tipo di tecnica che, diciamo, faccio un po' spesso, diciamo, nei viaggi, cercando di farmi picchiare, perché praticamente questa è una tecnica più o meno invasiva, nel senso che comunque tu spara flash in faccia alle persone mentre ti camminano davanti, quindi col flash, cioè uno di quei flashettini piccoli, l'SB300 della Nikon, quindi non quello gigante SB900, non so se adesso c'è il 950, il 1000, quello che c'è, è piccolino, dai un colpettino di flash, l'otturatore che si chiude sulla seconda, il flash, scusate, che spara il lampo quando... sulla seconda tendina, quindi praticamente il momento in cui l'otturatore si chiude, e quindi c'è questo movimento forte, il soggetto viene nitido, viene congelato comunque dal flash, perché comunque è in primo piano, però il resto viene mosso, anche qui sempre un po' per accentuare il movimento, ecco. Come dice Fabrizio, come fai parte del team del discreto Blues Gilden? Esatto, sì, praticamente sì, tu praticamente vai a un sì, tipo qui, però... stavo forse un 35, quindi non credo di essere stato a più di un metro e mezzo dal giapponesino, che poi si è girato, si è messo a ridere, mi ha detto... Quindi qualche parolaccia te la sei presa, insomma. Ma sì, sicuro. Ma, no, ma non è un problema. Sì, anche sì, qui sì. Seconda tendina. Sempre seconda tendina, qui facendo un po' un movimento tipo volante, tipo... sterzo del volante, in modo che così le luci avevano, diciamo, una tipologia di direzione voluta. Esatto. E questo, vabbè, un altro panning a un taxi. Questa è la è a Tokyo, stavi, suppongo. Sì, non mi ricordo, perché l'avevo già vista. È la parte dell'attraversamento pedonale di Shibuya, e questo è un tempo di un secondo. E quindi è venuta molto, no, forse non è un secondo, forse un mezzo secondo, un quarto di secondo, non credo un secondo, perché non sono proprio tanto fin troppo nitida per essere, sì, insomma, sì, ma più che altro perché comunque le luci non sono proprio una strisciata unica, sono un po' allungate, però non sono proprio tanto una strisciata. Si prestava tanto in questo, si presta tantissimo in questo luogo questo tipo di tecnica, soprattutto la sera, proprio perché comunque le luci che ci sono lì non ci sono praticamente quasi in nessun'altra parte del mondo, e quindi fanno veramente un'ottima cornice al soggetto. Poi qui c'era il taxi giallo. Ok, ovviamente ribadiamo, stiamo parlando di panning, Federico ha portato foto di panning perché rientrano nell'ampio ventaglio della street photography, quindi in questo caso è una street photography di tipo urbano fotografata con la tecnica del panning. Questo è sempre l'attraversamento pedonale di Shibuya, persone insomma che attraversano, qui invece applicato a una persona che attraversa per far vedere insomma la fretta, diciamo, della vita che scorre in Giappone, ecco. Questo è il mercato del pesce di Tsukiji, mercato del pesce di Tsukiji, e uno dei vari, insomma, ristoratori, venditori di pesce, insomma, che sfrecciano questo mercato, e lì veramente si rischia brutto, perché loro lavorano, tutto è la rompere le balle, quindi se loro ti possono mettere sotto, lo fanno. Lo fanno anche col sorriso. Volentieri, volentieri, esatto. E qui non so io. E questo è Simo. Questa è mia, vabbè, questa è una foto che, ecco, appunto, un momento un po' spontaneo che mi ha fatto un po' riflettere, il fatto che c'era la cabina del telefono completamente desueta che nessuno usa, e a fianco ci mancava solo che la usavano solo per poggiarsi direttamente, per stare più comodi, perché è solamente un oggetto inutile, mentre la gente è tutta fuori col telefonino. Quindi mi piaceva questa... È una bella composizione. Sì.
Questa invece è la stazione di Akihabara. E questa è una macchinetta dove ci sono i famosi gashapon, insomma, le statuettine, quelle piccoline in plastica che basta mettere 200 yen, cioè, non, ci sono anche qua e si prendono. Ci sono tanti ragazzi che sono super appassionati di questa cosa qua. E mi piaceva appunto il cartellone pubblicitario che sembrava incitare il ragazzo che si era inginocchiato praticamente là apposta per fare la raccolta. Quello zaino che vedete era pieno di palline, cioè lui comprava e comprava, cioè io ho avuto tutto il tempo di fare la foto, non è stata tanto rubata, lo voleva proprio svuotare lui la macchinetta che aveva scelto. Allora, Giacomo mi dice: il panning è bello, ma secondo me non rientra esattamente nella definizione di street. Io ora ti spiego, te lo puoi comunque preparare aspettando, provando e riprovando. Giustamente, solitamente mentre si fa panning si trova più di un'occasione per poter scattare la stessa scena. La street io la intendo un po' diversamente, il congelamento di un attimo che poi una volta passato non torna più. Cioè nel senso, accetto la tua opinione, assolutamente non è sbagliata, ma non è soltanto il congelamento di un attimo. Cioè nel senso, io immagino i lavori antichi di Roma, dal ciabattino a quello che lavora, non so, una sartoria antica. Beh, là i movimenti sono pressoché ciclici, diciamo ogni giorno, quindi posso in più occasioni cercare di bloccare lo stesso momento. Non è sbagliato quello che dici. E questo mi fa piacere che l'hai scritto proprio per farti capire quanto la street ha un'ampia gamma, ventaglio di fotografia. Il panning è vero, il panning possiamo definirlo un tema a sé stante, ma in realtà io sto prendendo un momento lavorativo, un momento di un attraversamento di una strada all'interno, per esempio, di un incrocio, il più famoso, credo che ci sia a Tokyo, no? Quindi è comunque, possiamo metterla nell'ambito della street photography. Simo, anche questa è tua. Sì. Questa è una foto che ho volutamente rigirato al contrario perché mi piaceva di più la prospettiva. Eravamo proprio alla fine di un nostro workshop domenicale e c'era questo ragazzo che a Porta Maggiore, mentre aspettava il tram, iniziava a fare la lap dance sul palo della palina del tram. E non capiamo che cosa stava facendo. Cioè, ci siamo avvicinati e io ho chiesto: posso farti le foto? Che stai facendo? Mi ha spiegato che insomma. Ci ha spiegato, perché mi ricordo c'era sicuramente pure Luciano con C'ero me, anch'io, sì, come e ci ha spiegato che lui faceva parte insomma di una specie di palestra, insomma si divertiva a fare no. Mi appunto siete la lap rubato. dance, tipo lap dance acrobatica, quindi niente di tra virgolette spettacoli sexy come si immaginano di lap dance. E questo qua ha iniziato a fare le sue coreografie, le sue posizioni particolari che sono delle pose che poi deve raggiungere rigirandosi praticamente sul palo. E mi è piaciuta talmente tanto questa prospettiva che ribaltandola mi è piaciuta la diagonale che creava da una parte all'altra. Diciamo che il soggetto in questo caso qua non è in posa, tra virgolette, non gli ho chiesto io di fare, gli ho detto vabbè, continua a fare quello che stai facendo, posso farti delle foto? E quindi mi sono messo là a fare delle foto. Però l'abbiamo proprio, ecco, trovato appunto, cioè, una cosa del genere, se non c'è il famoso fattore C, lo trovi fermo alla fermata della metro, scusa, del tram, non succederà mai. Infatti non credo di aver mai visto una cosa del genere. Esatto, Simo, ti giro subito, subito, calda, ancora brucia la domanda di Fabrizio. Secondo voi è stato de detto tutto sulla street? È possibile che non ci sia qualcosa di innovativo? In fotografia non c'è più niente di nuovo, Allora, ufficiale. Simo, dimmi prima tu. Simone, ci sei? Ci senti? Sì, stavo Attenzione. leggendo. Allora, intanto ci saluta Monica. Ciao Monica, Ciao Monica. benvenuta. E Stavo Chiara dice entrando non lap nella dance, è pole dance. chat. Perdono. Ammetto Chiara che è una cosa, lo so, però ammetto che a me mi fregava solamente che di No, fotografarlo. perché E Simone poi non la è fa più qualcosa. da anni. Bravo, esatto, quello uno. E poi mi pare che è una foto che ho fatto forse 4 anni fa, 5 anni fa, quindi Eh sì, probabilmente me Simone, ma l'avrà detto pure correttamente, ma non me lo ricordo più. sarà Quindi 2015. invece forse un lapsus perché Un lapis. lap dance Allora, io forse. seguo molto un professore, tale professor Galimberti, un filosofo letterato, insomma, è tutt'altro. E lui pensa appunto che persone del tipo
anche di grandi fotografi come Besson, come Da Vinci, come Beethoven, siamo a un livello piatto della nostra società, dove persone del genere non arriveranno più, perlomeno non a stretto giro. Perché? Perché si tende ad arrivare subito al risultato senza fondamentalmente avere sotto una vera e propria cultura e studio. Che è stato detto tutto? No, secondo me ancora c'è qualcosa, come c'è sempre stato nel campo, mettiamolo, dei social, no? Pensavamo ci fosse tutto, è uscito fuori Facebook e ne usciranno fuori ancora altre cose del genere. Ma a stretto giro, posso dire qualche la mia genere? Posso dire la mia? La scritta ha solo un vantaggio nel poter raccontare qualche cosa, che è pure il suo punto debole. Se c'è il culo, può essere che esce fuori la foto che non è mai stata fatta, ma deve essere proprio un fattore C grande. C'è la possibilità, un paesaggio nuovo non ci sarà mai, probabilmente, perché sono stati fotografati tutti, no? Una street forse ha potenzialmente questa possibilità, però siamo sempre là, è pure il punto debole, secondo me, della street. Deve succedere qualche cosa di stranissimo, di completamente diverso, di completamente nuovo, può esserci, certo, però devi stare lì e devi stare con una reflex e devi saper fare la foto. Fattore C? Forse sì. Detto questo, secondo me, invece, io riprenderei invece quello che ha detto Luciano all'inizio, riprendendo per dare una risposta a Fabrizio. Sì, secondo me con la street si può ancora dire qualche cosa. Se si compone un progetto, ok, una serie di fotografie, ecco, una serie di fotografie, 30, 40, 50 fotografie, con un senso, ricercando in qualche modo una linea che le unisce, sarà sicuramente un progetto comunque leggermente sempre diverso e nuovo rispetto alla foto singola. Secondo me sulla foto singola no, non c'è praticamente, non c'è. Non lo so, forse mi piace pensare che ci sarà qualcosa di nuovo da dire, forse è una mia speranza, non lo so. Non credo che ci sia nessun tipo di, cioè, o esatto, mi fotografi un dodo o un tirannosauro vero, vivo, che è l'unica cosa che c'è, ma sarebbe foto naturalistica e quindi sarebbe comunque, rientrerebbe comunque. Passaporta maggiore, no? Cioè, attenzione, diciamo che forse quello che intende Fabrizio non è tanto un soggetto nuovo, è una situazione barra una modalità di scatto nuova. Ma che ti inventi? Foto ravvicinatissime e fa Gilden. E quelle con super prospettiva, con geometrie e tutto quanto, c'è Schaller. Cioè, ti manca oramai in quel tipo di genere. Allora, aspetta, però su questo non sono completamente d'accordo con te su questo, perché potrebbe sempre venire un nuovo talento che può superare gli altri. Cioè, si parlava, ma si scriveva d'amore, diventi di nuovo, cioè a me sembra come tipologia di genere, esatto, come tipologia di genere è stato un po' detto tutto, è stato un po' fatto tutto, viene un po' fatto tutto, cioè è quello. Servirebbe un colpo di genio, anche perché se non c'è una preparazione dietro, un progetto che puoi preparare e sviluppare come te lo sei immaginato tu, magari, ecco, fai conto, hai un'idea il progetto è diverso, perché lì lo fa l'insieme delle foto, la foto sulla singola. Sulla singola foto, cioè devi beccare, ecco, quello che ha fatto, che ha sparato a Papa Wojtyła. Cioè, però quello è il reportage. Ma quello è il reportage, quello rientra nel report. Vedi qual è però il discorso? Cioè, separiamolo. Una cosa è il soggetto della foto e la situazione. Un'altra è la modalità di scatto della street photography, quindi la tipologia di innovazione che puoi portare a quel tipo di scatto. E allora non credo che ce ne sia. Però sì, innovazione probabilmente. Quello che ha fatto Fontana con il paesaggio, cioè non uso per fare il paesaggio l'obiettivo grandangolare, ma uso invece il tele. Quella è un'innovazione. Lui non è che dice, sai, vabbè, io sono andato a fotografare il paesaggio in Antartide perché ancora non tutti lo conoscevano. No, quello è andato nei campi in Val d'Orcia, super mega inflazionati, ha detto,
la gente che ha visto dice: ah, ma tu sei venuto col 7200 per dire, invece che il 1424, dice sì, io scatto con questo, e si è inventato quel tipo di fotografia di paesaggio, ha innovato la paesaggistica con una modalità che fino allora uno diceva non era vista, non era usata. Uno diciamo, dovrebbe provare, cioè, il 30. Secondo me, poi c'è, dice bene Federico, e poi c'è anche un altro vero problema, che col fatto che la street vuoi, perché comunque ci si avvicinano tutti sempre e comunque sia dall'inizio che continuativamente, è un genere che qualunque fotografo, anche uno che non ha mai fatto niente, approva a fare quello. Cioè, la gente esce, dove vai? Esco, vado a fare un po' di street. Così, ma cioè, senza, cammino e faccio foto, non è street. Poi è ovvio che in quel momento là, qualunque, a forza di scattare qualche cosa per fattore C ti esce fuori che può essere interessante, anche se dubito che l'interessante non c'è niente, perché cioè, ecco, mo io ho presentato questa foto qua, detto che comunque non ho fotografato niente di nuovo, ok, forse c'è, ecco, magari può esserci l'elemento leggerissimamente un po' più originale perché sta a Porta Maggiore, perché magari non si mettono a fare queste cose a Porta Maggiore. Detto questo, probabilmente Luciano che stava con me aveva fatto la stessa foto. Quindi... No, però qui però una sorta di lavoro un po' più originale rispetto alla tipicità della foto è il fatto che hai scelto di post-produrla a rovescio. È stata interessante come scelta, inusuale, e rende, devo dire la verità, perché se l'avessimo visto a testa in giù non avrebbe suscitato quella curiosità che ti dà l'effetto ottico di dire cioè, intravedo un albero a rovescio, un palazzo e vedo i rami del cielo. Certo, prova a girarla, c'è il comando lì sopra. Ci riuscirà? Non lo so. Come si spegne il PC? Vedi? Non è la stessa cosa. Perché qui mi salta più all'occhio il piede. Sì, sì, esatto. Invece a me piace la roba ribaltata. Sì. No, funziona tantissimo. Bravo Simo. Bravo lui che se mi sa fare mica di niente. Allora, questa l'ho fatta sempre io, Tokyo, una delle tante fermate della metro in cui ci sono degli enormi cartelloni pubblicitari che ormai la gente ignora completamente e si creano delle situazioni interessanti, cioè queste sovrapposizioni che le persone non notano e che però creano delle composizioni che a me piacciono, cioè molto bella. Questo ragazzo qua del manifesto, veramente, che con questi due cerchi rossi che sembra quasi imitare un pagliaccio, quasi a ridere l'altro che se ne sta lì a bere una birra mentre sta al telefono. Quei cerchi rossi erano proprio nella foto o l'hanno disegnati? No, erano nel cartellone pubblicitario proprio. Non mi ricordo a che cosa faceva parte, però era così. In Italia una foto così dura 20 minuti, Sì, per forza. Cioè, un attimo, gli posto dei pallini rossi, sì. La qualunque è proprio una frazione di secondo. Anche qua, ecco, questa invece l'ho fatta sempre io. L'ho fatta al chiostro interno della Basilica di San Paolo. Stavo facendo varie foto al chiostro, cercando varie prospettive. Ho intravisto un prete dall'altra parte che stava passando. Ovviamente, cioè, qui parlo tra virgolette male della mia foto. Ho fatto la foto più scontata di street che si poteva fare. Sono riuscito a beccarla al centro. Non è stato facile, perché sono riuscito a fare solamente due scatti in sequenza. Uno e due, perché avevo comunque uno scatto singolo, non avevo preparato la macchina a uno scatto rapido. Però sono riuscito a beccarla esattamente al centro. Detto questo, che è una foto che a me piace tanto, che sono stato contentissimo di essere riuscito a fare, cioè, è la composizione di street, tra virgolette, più banale che si poteva fare, cioè non era facile mettere al centro, ma ho fatto qualcosa di completamente originale rispondendo a quello che diceva Fabrizio. No, però comunque una bella foto, mi piaceva, l'ho beccato con una simmetria quasi perfetta e quindi ci sta, insomma, molto molto interessante anche questa foto, bella la simmetria oltre ovviamente al soggetto umano. Giacomo, la risposta è nella domanda. Quanto mi urta questa frase, Giacomo, non ce l'ho con te, perché me la dicevano i professori al liceo e a me questo mi dava un urto epidermico quando mi dicevano, quando non sapevo ovviamente una risposta nella maggior parte
delle situazioni e mi dicevano la risposta nella domanda. E Giacomo aggiunge, la stretta non la puoi definire e chiudere all'interno dei limiti precisi, quindi alla fine se tutto è street, tutto diventa nulla per i nostri occhi, che non si meravigliano più. È un po' il concetto... Però non tutto è street. No, non assolutamente, anzi... diciamo, non è che tutto è street. Proprio tutto, esatto. Perché... Cioè, non è che scendo in strada, la persona che cammina verso di me è street, cioè sì, è street... Però è street, no. come chi scatta il selfie è un ritrattista, no? No, insomma, ecco. Fermiamoci un attimo. Allora, questa vabbè, è una foto che invece ho fatto a Piazza Navona con Federico, l'avevo già fatta vedere, era praticamente all'alba, possiamo considerarla ovviamente anche questa una foto di street, di una città, di una piazza assolutamente affollata. A quel tempo era insolito vedere una piazza in questo modo, purtroppo. Negli ultimi mesi l'abbiamo viste più volte foto del genere. Una bella foto di street dove la componente umana non c'è. Come componente umana, diciamo, ci sono le statue che un po' richiamano, però non c'è evidenza di componente umana. Ecco. Esattamente. L'avevamo detto nella descrizione iniziale, non necessariamente deve esserci per forza la componente umana per descrivere una situazione, la situazione che stai vivendo in quel momento, che stanno vivendo in questo caso la città appena sveglia. Questa si intravede, era un momento che ho aspettato dal porto di Terracina, di questa persona che si è messa mano sulla fronte per il sole, probabilmente gli dava fastidio a guardare la montagna del Circeo. Bella silhouette. Questa, sì, no, alla fine mi è venuta bene, ho dovuto aspettare un attimo, tra l'altro c'è stato un momento atomico, io mi auguro che questa persona non stia ascoltando la nostra live, perché una frazione secondo dopo stava per andare di testa tra gli scogli e io da infame, fatemelo dire, ero pronto lì con la reflex per riprendere il momento più che per aiutarlo. Per l'assicurazione sua. L'assicurazione sua, esatto. Questa cosa mi ha reso una brutta persona quel giorno. E questo è un momento di questa ragazza che ho ripreso vicino al Pantheon, che stava facendo un disegno della facciata che aveva davanti. Mi piaceva il gesto e più che altro l'espressione impegnatissima che aveva questa ragazza, che sono stato, penso, qualche minuto vicino a lei scattando più foto con la reflex, che comunque è rumorosa, non avevo messo, diciamo, sulla ghiera, non avevo scelto il silenziatore, chiamiamolo così, non mi ha neanche guardato, è tipico delle donne che non mi guardano, però in questo caso non l'ho per niente disturbata. Mi piaceva anche il concetto della replica, quindi ho cercato di allargare questa fase della street. Questa ci trovavamo nel... Stavo con te, Federico. Al ghetto, esattamente, qua ci troviamo al ghetto in occasione di un workshop. Mi piaceva, diciamo, la scena che può essere un cliché, no? Il fatto di avere delle signore non più giovani che sono tutte sedute su una panchina, è un po' un cliché di una street, ma in realtà il fatto che fossero attenzionate verso un qualche cosa, cioè una persona che stava passando, penso, tatuata o qualcosa del genere, mi è piaciuta questo senso di non far vedere a che cosa loro stessero meditando e immaginare noi, quindi di mettere qualsiasi cosa dove non lo vediamo. Situazione molto simile, questa sempre a Piazza Navona, di queste due persone, quindi c'è, diciamo, una simmetria che sono in attesa di qualcosa, solitamente di donne che stanno facendo compere. E qui stavo invece a Villa Panfili e mi è piaciuta questa persona, perché in realtà si è fermato dopo che stava correndo e il gesto che ha fatto era per asciugarsi il sudore. Una post-produzione così, una ripresa fatta in questo modo, probabilmente sembra più una persona sofferente, perlomeno questa è l'idea. E niente, quindi ho questo momento di street, l'ho voluto fotografare e portarlo. Il vostro silenzio mi spaventa, ma io vado avanti. No, è che è particolare, anche questa mi piace anche, diciamo, lo spazio negativo degli alberi che riporta a quella scalinata
Esatto, calcola che l'ho voluto anche volontariamente fare in bianco e nero perché a colori non mi dava, mo non ce l'ho da farvela vedere, non mi dava lo stesso effetto. E, grazie Giacomo, queste vi piacciono, queste per me sono street, storie belle, grazie, grazie tante Giacomo. Andiamo avanti, qui invece mi trovavo, ci sei passato anche te Federico, a Lisbona, non mi chiedete il nome della piazza, è questa piazza. Questa è la piazza principale dove praticamente qui abbiano offerto almeno 5-6 volte della cocaina, poi dell'eroina e poi marijuana. Cioè, proprio era puntuale. Tu hai preso tutto? Io tutto ho comprato. Subito. No, è tutto, voglio dire, scusa. No, esatto, è vergognoso quello che succede in queste piazze, anche nella piazza, in un'altra piazza importante che non mi ricordo, verso il mare, dove ti si avvicinano allegramente, senza problemi, aprono questo pacchettino in pelle, dove all'interno ci sono vari tagli di qualsiasi tipo di stupefacente, che tu puoi acquistare senza problemi. E lì la polizia c'è... Che tanta resta, però, sì. Sì, sì, è un attimo, insomma, quindi va bene, è alquanto pericoloso. Qui invece mi trovavo all'interno di uno dei tram... Eccolo, grande Giacomo, non so se ci sei stato, Piazza del Rossio, esattamente. Esattamente. Che è stato un grande acquirente, mi sa lì, allora ecco. Piazza del Rossio, segniamo la roba buona. Segnatela per chi vuole, là c'è roba molto interessante. Qui invece mi trovavo all'interno di uno dei tanti tram storici che sfrecciano per le vie strettissime di Lisbona e... Mi sono trovato a fare questa foto di questo conducente con la signora che stava lì, sono molto pericolosi. Guarda che ha postato quell'altro imbecille. Riconoscono sempre il potenziale acquirente con Federico. Se andavo, se mia moglie si avvicinava, non si avvicinavano, però se andavo da solo, no. Cioè, tipo 4-5 mani avanti a mia moglie, ero pieno, proprio subito partivano, oh c'è lui, eccolo, tutti addosso. Questa, Simone, stavamo tutti quanti insieme, qui stavamo a Casal Bernocchi, ma vi sto parlando del 2012 o 2013, sì, dove sì. Fecero questo evento che eravamo stati invitati, insomma, con il nostro stand e fecero questo spettacolo di, non so come si chiama, breakdance. Te lo faccio di attesimo perché poi te correggono a il te. Lap dance. È la break dance, solo quella. Qui invece niente, mi piaceva il momento, sempre per ritornare nel concetto della street, del fermare un momento probabilmente irripetibile, sì Giacomo, probabilmente irripetibile, di queste persone che stavano suonando e queste ragazze spagnole, da quello che poi sono riuscito a capire, si sono messe a ballare e attiravano l'attenzione ovviamente più loro che queste persone che stavano suonando, se non sbaglio, blues. E questa vabbè, già l'avevo fatta vedere, mi piacevano queste due ragazze che stavano camminando semplicemente con questi ombrellini insoliti magari da vedere, anzi erano insoliti da vedere in ambito occidentale, ovviamente adesso se ne trovano tantissime. Lo sfondo è sempre bruttissimo, il più brutto monumento. Lo sfondo, la macchina da scrivere, cioè, la chiamano anche così. Schifo il posto. Vabbè dai, mo, non è il top ovviamente di un'epoca sicuramente non felicissima, però comunque ce lo riconoscono come qualcosa di estremamente bello che abbiamo a Roma, no? Mamma mia. A me piace, ribadisco. Manco i cani. A me piace, soprattutto ci faccio belle foto. Mamma mia. Bah. Andavo a fotografare il 2 giugno con Massimo. Siamo andati a Piazza Socrate, che è praticamente subito sotto Villa Miani. C'è un bel affaccio lì, insomma, su Roma. E c'era il sorvolo praticamente delle frecce tricolori. Le frecce. Sopra questo. Sto cercando di vedere se riesco a scontornarlo e invece di quello metterci il Colosseo. Quindi sto cercando di fare. Per dire quanto mi fa schifo proprio, cioè. Ma per non conta, chissà che cavolo ti sei comprato lì in Piazza Portogallo, senti, a Piazza Rossio, chissà, a Piazza del Rossio. Chissà quanta roba.
E questo vabbè, sempre allora, questa street, sempre le street, sempre il progetto, diciamo, sempre legato a quello della figura della Kesha. E questa rendeva tanto perché insomma la conosco, la Maiko, ed era praticamente circondata da fotografi, quindi scappava abbastanza rapida, nonostante fosse una Maiko già odia cordialmente i turisti, ecco. Come si chiama il quartiere? No, oddio. Gion. A Kyoto, sì. Non mi veniva. Ah, c'erano più di una, quindi in quel momento stavano passando? Sì. Spesso vanno in giro insieme. Questa è sempre seconda tendina? Sempre, tutte queste qua, tutte seconda tendina, sì. Qui c'è anche il taxi, come cioè, si vede, sì, lì passa un taxi, però essendo bianco il porta documenti del tassista, perché ogni tassista ha il suo documento di identità, deve essere rimasto insomma impressionato, deve essere catturato insomma la luce del flash, quindi c'è risalto. Pure qui stavi col flash, infatti ti volevo chiedere. Sì, sempre seconda tendina. Ok. Qua, sì, sempre ha fatto un leggero movimento. Comunque, non le lasciano proprio, eh? No, è più fondo. Vabbè, ovviamente anche c'è da dire, siamo un attimo off topic, però solo là, cioè nel senso queste foto le fai soltanto lì, suppongo. Vabbè, grazie, con questi soggetti, sì, praticamente lì. Non le trovi. A pochi altri quartieri, insomma, storici, ecco, sì. Poi le geisha adesso sono proprio diminuite, solo a Kyoto, insomma, ce n'è tante. Questa era curiosa perché, insomma, vedevo già lui ogni tanto buttava un occhio all'indietro perché c'era la geisha. I giapponesi ce l'hanno davanti praticamente sempre, però ogni volta che le vedono... Rimangono colpiti? Sì. Cioè, immagino questo sarà... Cioè, magari... Un businessman che sta a Kyoto e li vede tutti i giorni, invece sempre l'occhietto, rimangono sempre affascinati. Poi invece allora... magari veniva dall'Hokkaido, era la prima volta che vedeva una geisha e quindi era impressionato. Ok, siamo arrivati all'ultimo. Simo, tu sei il presidente, è giusto che sia sopra? Ma tu non puoi stare sotto? Come merda, una volta che stavo sopra. Mamma mia. Vabbè, presidente Federico, abbi pazienza, ubi maior. Va bene, allora forse guarda che mi guarda anche dall'alto al basso, siccome diciamolo che non è che proprio sempre lo può fare, allora no. Bastardo. Allora stasera magari non abbiamo chiarito, ma abbiamo dato qualche spunto di riflessione su quella che è la street, come la vediamo noi e come chiunque la può vedere a questo punto, anche se ci sono, e vi consiglio, come ho iniziato, voglio chiudere, di andare a leggere quelle che sono le caratteristiche fondamentali della street, in modo tale da far rientrare gli scatti all'interno di un tipo di fotografia piuttosto che di un altro, di non fare quindi un mischione. Vogliamo rilancio, tanto mancano 5 minuti per raggiungere l'oretta che c'eravamo. Sì. Facciamo un passaggio su qualche fotografo famoso di street, che fa veramente... Se apri Instagram, ce l'hai Instagram tu? Sì. Lo sai l'indirizzo, no? Un browser, lo sai che cos'è, no? Chi devo scegliere? Alan Schaller. Guarda Simora. Aspetta, stai. Guarda Simora, Alan Schaller, come lo scrive? Eh? Ah, io pensavo stava di guarda Simora con le sue foto, le conosco, però. È Luciano, io no. Guarda, Scrive S-C-I-A-Schaller. Ah, aspetta, ma non mi è stato a vedere. No, stai a fare tutto te, ti stai divertendo. Ah, okay. E questo diciamo che è tipo mezzo bravino, eh? Diciamo che è in gamba, 638.000 guarda quello. No. Guarda quello, guarda quello. Allora, secondo sta logica, quindi. Ok, allora, vediamo un pochettino. Ok, questa... Ovviamente parliamo di silhouette. Alcune le fa, diciamo quella di prima magari era un set. Queste sì. No, queste no, ad esempio, fammi vedere. Queste
tipo dei riflessi, poi lui c'ha sto bianco e nero sul tipo che piace a Fabrizio, quindi è veramente, ragazzi, guarda che veramente veramente forte. Quindi, nonostante siano foto semplici, questo era sotto una grata, suppongo, no? Sì. Quindi ha aspettato, oppure ha richiamato l'attenzione della persona, ha guardato verso il basso. Sì. Questo non so come la, che cosa, come l'ha realizzato. Con del vetro. Ah, un vetro, sicuramente. Articolato, rende questo effetto. Vedi? Nei riflessi della metro. Guarda, questa è geniale. No, ragazzi, sembra che si specchia, invece è una metro. Vedi? Ecco, vedete, queste foto, no? Una foto del genere, tornando, questa non è difficile da realizzare, il problema è vederla prima, è riuscire a vedere questo tipo di scatto e aspettare il momento giusto. Poi il bianco e nero aiuta, perché poi il bianco e nero, beh, sì, sicuramente, permette di eliminare qualsiasi possibile elemento di disturbo che avevi lì nella parte della, certo, metà in alto a destra della foto, però, ragazzi... No, però questa qua potrebbe anche essere, ha messo il soggetto là. Sì, potrebbe anche essere. Sì, Simo, per carità, però per costruire questa foto, da come vedo il sole, se lo metti apposta là, il soggetto non è stretto, non è spontanea. Allora, questo non lo possiamo, sapere. Dice some portraits, quindi potrebbe essere pure qualche ritratto, potrebbe anche. Sì. Potrebbe anche essere un ritratto, sicuramente hai qualche ora probabilmente per scattare una foto del genere, perché sicuramente queste luci poi si allungano e si accorciano. Questa è proprio Fabrizio, non so se sta collegato. Fabri, poi c'è una post produzione figa, fa. Sì. Sì. Invece prova un po' a vedere se c'è Bruce Gilden, non credo che stia su Instagram, però Gilden, no, c'è sta. Dovrebbe essere lui? Ah, beh, penso, vedo lì con 221.000 followers. Vedi? Guarda che ritratto, guarda che street che fa. Ha 50 centimetri dai visi, questi grandangolari esasperati. Questo, cioè, sto flash che spara. Questa è fatta col flash, questa qui? No, quella prima sì. Questa qui dici? Sì, vedo lucido, insomma, vedo un, ah, okay, un po' marcato, un po' marcato, vedo anche il riflesso sul viso dell'uomo, un po' tanto lucido sembra, insomma, che ci sia. Cioè, questo è difficile, questo è veramente difficile. Vabbè, poi in senso di movimento. Ma poi tu lo dovresti vedere, cioè sembra un matto, tu lo dovevi vedere, c'era un documentario, non mi ricordo se su Sky Art, che faceva vedere lui come lavora, cioè tu stai così tranquillo, passeggi, ti trovi lui che si mette là, ti arriva a 20 centimetri, scatta la foto, poi prende fischietta come se niente fosse. Hai visto Morgan a Sanremo, no? Che infama, sì, quello, poi che succede? Non lo so, hai fatto il matto. Così, infatti sì. Alcune sono scattate troppo da vicino. Sì, guarda. No, questo pure è un mostro. No, è un mostro, però te posso dire una cosa, Federico? Mo, guarda, facciamo proprio quelle cose che adesso rischiamo l'insulto. No, tu il fatto che non ci sia nitidezza sul volto è un errore, questo qui? Beh, a parte, vabbè, su Instagram, non si riesce neanche a... Forse non si riesce a capire. Però, Lucia, cioè, quando parliamo di certe persone... Come fai a fare ste foto, però? Cioè, onestamente, questa mi metterebbe in difficoltà, riuscire a scattare così vicino, intendo. E poi fare finta di niente, non beccarmi un insulto o qualcosa. Tia, guarda questa, cioè, queste sono veramente, va bene. Simo? A me non piace, no, certo, la street photography, che la street photography sia comunque un genere che produce foto fantastiche, niente da dire, cioè, ribadisco, sacrificherei volentieri il mio braccio sinistro per poter fare le foto del Bresson, quindi. E essere al tempo del Bresson, soprattutto, che adesso... No, va bene, me lo fai adesso, tranquillo.
Torna un po' su. No, non tornare su, te prego. La foto Achille Lauro. Mazza, oh. Cioè Bruce Gilden ti ha fatto il ritratto. Mazza, ragazzi. E manco lui ti ha fatto venire bene, quindi questo ti fa capire tanto. Oh, non mi offenda Achille Lauro, Simo, perché guarda, lo sai, io sai che io ti voglio bene, però Simo non mi offenda Achille Lauro. Non è che ti piace Achille Lauro, ma stai scherzando. Una delle poche cose originali che ci stanno in Italia. Certo, se voi ascoltate Michele Zarrillo e coso lì e... Oh, me... cioè, Zarrillone lasciamo stare, ecco, vedi. Cioè, tra Zarrillo e Gigi D'Alessio c'ho due busti. C'ho due busti a casa. Va bene, con questo dettaglio io direi che ce ne possiamo andare a cena, e quindi niente, ci vediamo, non lo so, nelle prossime live, probabilmente qualcosa nel fine settimana, non so se si riesce a fare in ambito viaggi, altrimenti ci vediamo, aspetta, chiudiamo con il mio primo work is a photo series, ti capirai, Giacomo, tu la fiducia che dai a Luciano gli scrivi in inglese, quindi niente. E ti aspetti che comprenda un testo in inglese? Oh, aspetta, sto a far copia e incolla sul traduttore. D'accordo con te, Giacomo. No, allora, a parte gli scherzi. senza neanche aver letto. Considera che Bruce Gilden diceva: se sei pelato, non puoi scattare. Questo è. Quindi ma non so pelato, è una scelta di vita. È la cuffia che ti abbassa i capelli. C'ho la cuffia pelosa. Va bene, ragazzi. Ragazzuoli, serata. Diamo un senso a stasera, anche perché sta arrivando la fame. E quindi, niente, vi auguro una buona serata. Noi ci vediamo prossimamente sempre sulla nostra pagina e sul canale di YouTube. Buona serata a tutti. Ciao.